Ben ritrovati, carissimi amici di FantaWorld, 37esima giornata di Fantacalcio di Serie A, ormai la penultima puntata del nostro salotto e come sempre gli ultimi dubbi, quasi gli ultimi dubbi di stagione sono affidati a Salvo e Claudio. I penultimi. Ben ritrovati, dubbi. Ultimissimi. Penultimi. Eh sì, purtroppo ormai siamo agli sgoccioli, ma iniziamo subito con le partite di questa 37esima giornata. Si inizia con Genoa-Atalanta sabato alle ore 15. Claudio, ti chiederei, parlando ovviamente di zona offensiva, se Pessina può essere un nome che può incidere in questo match. Ma sicuramente è un nome che si può andare a mettere, perché comunque l'Atalanta è in ottima condizione, quindi tutti gli uomini atalantini, soprattutto in zona offensiva, sono da confermare, compreso appunto chi magari parte dalla panchina, come ad esempio i vari Miranchuk e altri che si possono andare a mettere, perché sappiamo bene che entrano e possono far bene, quindi confermato un po' il blocco lì davanti. Un po' dietro le gerarchie, i soliti Froler e Ederun, che magari appunto sono meno avvezzi al bonus. Nel Genoa, ma forse Scamacca è il nome più intrigante in tutte le porte offensivo. Sì, esatto, sicuramente lui su tutti. Salvo, per quanto riguarda invece la zona difensiva, questo Zappacosta secondo te in questa condizione è da preferire per esempio ad Atebu? Ti direi di sì, perché Zappacosta ovviamente sta facendo troppo bene per lasciarlo fuori, capitoso. Quindi anche contro l'Atalanta è da schierare. Più di Atebur, sì. Comunque Atebur è rientrato da poco, sta accumulando tante partite, quindi magari può essere affaticato in questa sfida. Quindi Zappacosta nel Genoa, comunque è l'unico in assoluto da prendere. Nell'Atalanta vanno bene tutti, vedete chi sono i titolari e li schierate. Se vedete ad esempio Palomino in panchina, lo schierate coprendovi con qualcuno in panchina. Quindi sempre tutta la fiducia del mondo per l'Atalanta. In porta Gollini ha una buona chance da più uno. No, non al 100%, però potrebbe portarlo. Quindi sfruttiamo ovviamente il fatto di vedere le formazioni di sabato alle ore 15. Le altre formazioni di sabato alle ore 15 che possiamo vedere sono quelle di... Io inizierei da Sal difesa, ti chiedo se si possono bocciare Bastoni da una parte e Ansaldi dall'altra. Ma ti direi di no, cioè nel senso Bastoni lo boccerei, Ansaldi invece proverei a schierarlo, perché il Torino si gioca tutto in questa sfida praticamente, ha fatto riposare anche Belotti contro il Milan per non averlo da diffidato in questa sfida, quindi tutta la fiducia del mondo al Torino, sperando che possa riuscire a portare un risultato migliore rispetto all'ultima sfida col Milan, quindi Ansaldi, Bremer per un riscatto si può mettere, si può mettere anche Vojvoda che è riposato col Milan e può tornare titolare, quindi si può schierare. Quindi il Torino torniamo a dare fiducia nonostante le pesanti bocciature prese col Milan, sono volati 3, 3 e mezzo come se non ci fosse un domani. Sì. Voti pessimi. Una formazione veramente indescrivibile è stata schierata, però vabbè, ha giocato con tutte le riserve praticamente per averli freschi in questa sfida con lo Spezia. E Sirigu si può anche accantonare comunque, perché lo Spezia proverà in tutti i modi a segnare, le difese non mi convincono tanto, soprattutto quelle dello Spezia. Claudio, a proposito appunto di turnover del Torino, volevo chiederti, in attacco Belotti secondo te, cioè te lo aspetti carichissimo da più 3, da bonus pesante? Perché ho questo bonus per il caso? Non lo so, carichissimo. Mi è sembrato un po' anche demoralizzato in panchina contro il Milan. Sinceramente, per me ha fatto una scelta sbagliata a proposito del discorso di prima. Perché se tu devi salvarti, devi mettere il massimo in ogni partita. Ecco, se adesso lo Spezia vince e poi c'è lo scontro diretto col Benevento, lì sei fregato. Comunque, carichissimo non lo so, però è una partita in cui si deve mettere perché è importantissima. Nello Spezia, insieme a lui comunque andrei a mettere anche il suo compagno di reparto, che sia Zaza o Sanabria. Altro che, Sanabria, esatto, li andrei a mettere. Nello Spezia invece come attaccanti Nzola ha bocciato, non possiamo più promuoverlo, quindi forse una chance a piccoli, magari per essere, lo vedo più motivato magari per adesso. Ci sta. A centrocampo Mandragora nel Torino può essere un'idea, nello Spezia Pobega in grandissima forma, lo andrei a lanciare dopo la doppietta. Dopo la doppietta Marassi, esatto, si può assolutamente schierare. Poi, sempre sabato alle 18 ci sarà il derby d'Italia, uno però dei più inutili degli ultimi anni, perché quest'anno Juve Inter, diciamo, serve veramente a poco, se non appunto a una passerella per quanto riguarda io per la Juve. E in teoria alle speranze Champions della Juve, alle 18 quindi allo Stadium. Inizierei da Claudio chiedendoti un nome su tutti in difesa. Skriniar, secondo me può fare una buona partita di solidità.
quindi ti dico lui. Gli altri, certo, se la Juventus veramente darà l'anima, magari potrebbe anche vincere questa partita, però comunque vediamo sempre un po' l'Inter favorita, come giusto che sia. Quindi anche come portieri, un po' meglio Handanovic, comunque possono subire. Come altri difensori, comunque Cuadrado e Hakimi possono essere sicuramente delle ottime scelte in questa partita. Da evitare, sì, forse i centrali della Juventus possono faticare. De Ligt sta facendo bene, quindi al massimo si può lanciare lui. Quindi questi qui, come noi. Eh sì, lui, solitamente De Ligt è l'unico che si salva ovviamente dei centrali. Né Bonucci né Chiellini stanno rispettando le attese in questo finale di stagione. Salvo, per quanto riguarda l'attacco, Morata, secondo te, può tornare al più 3? Sono anche alle sue partite queste qua. Potrebbe, sì, è una buona occasione, anche se non so se parte dal primo minuto, perché comunque Dybala e Ronaldo hanno fatto bene, magari possono essere il ballottaggio c'è, certo. Quindi il ballottaggio c'è, voi lo potete mettere, però coprendovi, ecco. E anche da un terzo slot, ecco, non è da primissime fasce Morata, attenzione. Lukaku, secondo me, è da schierare occhi chiusi, così come Lautaro. Quindi la coppia dell'Inter va messa. Poi per quanto riguarda il centrocampo, c'è un Chiesa, secondo me, da schierare a tutti i costi in questa sfida, perché la Juve si aggrappa praticamente a lui per provare a portare bonus in questa partita importantissima nell'Inter. Barella, per la solidità, può essere un buon nome, ma forse soltanto lui a centrocampo, perché poi magari farà degli esperimenti, so. E sinceramente non mi ispirano tanto, a parte Barella e Chiesa, ecco, poco altro da prendere a centrocampo. Anche lo stesso Rabiolo, nonostante ha fatto bene, Rabiolo non lo metterei. Quindi poco da pescare ovviamente in mediana. Alle 20.45, sempre di sabato, l'altro anticipo è il derby della capitale, la sfida fra Roma e Lazio. Salvo, parto da te e ti chiedo, Majoral oppure Correa? È una sfida che interessa soltanto la Lazio praticamente, quindi le motivazioni mi fanno dire Correa, e ti dico Correa appunto. Comunque Majoral è uno che si può anche lanciare, perché non è che la Roma l'ha da vinta la Lazio assolutamente, quindi conoscendo la Lazio, è sempre un derby importante. È sempre un derby, quindi magari si può anche azzardare Majoral. Immobile ovviamente la prima fascia, quindi tutta la fiducia del mondo. Poi a centrocampo Luis Alberto, all'andata ha fatto molto bene, doppietta mi pare all'andata Luis Alberto, quindi assolutamente da mettere. Milinkovic, se dovesse recuperare, lo potete schierare anche, ma non lo so, voi attendete notizie comunque, perché non è detto ci riesca. Mentre si può mettere anche Lazzari, magari con una sufficienza, nella Roma Mkhitaryan e Pellegrini, sempre la prima fascia, tutti gli altri esclusi. Eh sì, c'è tanta roba da prendere a centrocampo. Vediamo se ce n'è altrettanta in difesa, Claudio. Kumbulla o Radu? Eh no, stavo per dire l'opposto, perché io qua i difensori li eviterei, ecco, molto a rischio insufficienza. Kumbulla e Radu, Acerbi li vedo tutti e tre allo stesso livello, però per completare il reparto, anche lo stesso Acerbi, che quest'anno non mi sta piacendo più di tanto, quindi tutti allo stesso livello, però appunto da ultimi slot non eviterei un po' tutti. Lo stesso in porta, rischiano i gol dei portieri, quindi meglio fare altre scelte. Rischiano di subire parecchi gol. Andiamo al lunch match dello stadio Franchi, Fiorentina-Napoli, domenica alle 12.30. Anche questa è una partita comunque da non sottovalutare. Claudio, due nomi da modificatore. Sì, anche perché la Fiorentina è tosta in queste ultime uscite. Esatto. Ti dico Biraghi e Di Lorenzo, i due uomini che in entrambe le difese mi sembrano più in forma. Dovrebbe essere contro, tra l'altro, a sfidarsi. Sì, la fascia, sì. Schierateli, magari qualche bonus esce. I restanti difensori andrei più sul Napoli, perché Fiorentina non mi convincono, i vari Igor, forse Milenkovic è quello che si può salvare, però gli altri, ecco, tentennare alla sufficienza. In porta, partita strana, come può essere veramente bloccata, può essere anche da tanti gol. Quindi non sono sicuramente delle prime alternative, sia per quanto riguarda Dronkowski, sia per quanto riguarda Meret o Spina. Quindi si possono fare altre scelte. Salva al centrocampo e ovviamente più in generale nel reparto offensivo, Bonaventura o Fabian Ruiz? Ma allora, fra i due ti dico Fabian. Comunque, anche per un discorso di motivazioni, la Fiorentina ha raggiunto la matematica salvezza, quindi il Napoli è quella che si gioca più cose in questa sfida, quindi dentro Fabian, non da primissime fasce, però ci può stare. Zielinski invece è sempre da prime fasce, lo mettiamo. Anche Politano lo schiererei molto volentieri. Nella Fiorentina,
stanno faticando un po' tutti in quella zona del campo. Quindi neanche lo stesso Castrovilli vorrei azzardare, sinceramente. E per quanto riguarda gli attaccanti, invece, come sempre, avanti tutta col Napoli, Insigne, Osimhen e Lozano praticamente si mettono ogni giornata con, in quest'ordine di classifica. Insigne, Osimhen e Lozano, ti aggiungo. Mentre nella Fiorentina, Vlahovic... Sì, nella Fiorentina Vlahovic si può anche mettere, anche se abbiamo detto che la Fiorentina non ha più nulla da chiedere. Però, ecco, è una soluzione che ci sta, ecco. Poi dipende anche dalle alternative. Linea di massima, un po' sotto gli attaccanti del Napoli, però è schierabile. Eh sì, Vlahovic ovviamente è una di quelle pedine a cui difficilmente si rinuncia. Andiamo invece alle due partite di domenica alle ore 15. Iniziamo con Udinese-Sampdoria alla Dacia Arena. Salvo, inizio da te e ti chiedo, due ovviamente difensori da quarto slot, Samir o Tonelli? Beh, qui è proprio la sfida delle non motivazioni, cioè non si gioca niente in questa partita, quindi io quando ci sono sfide così eviterei un po' tutti i difensori, sinceramente. Anche questi due non mi convincono, ma tra i due ti posso dire Samir proprio in questa sfida, però in generale prenderei forse Strigel Larsen nell'Udinese, Molina lo azzardo anche, nella Samp faccio fatica, ecco, forse si può azzardare magari Yoshida, che può fare una buona gara, gli altri difensori li eviterei. In porta si può andare con Busso o con Audero, insomma, ma entrambi non sono da primissime fasce, possono subire entrambi, però in caso di emergenza, ecco, ve li mettete lì. Un po' alla pari, forse, un po' alla pari, ecco, magari vedo favorito un po' Audero tra i due, perché Musso viene da una bella imbarcata, quindi Audero magari. Ok, quindi si va con Emil Audero. Claudio, per quanto riguarda l'attacco, Quagliarella secondo te può tornare a far male ad una delle sue tante ex in Serie A? Lui solitamente fa male alle sue ex, quindi lanciatelo, e insieme a lui un altro ex, Okaka, ha segnato anche contro il Napoli, avevamo un po' sconsigliato gli attaccanti dell'Udinese, però Okaka ha fatto una buona partita, e ci può stare di confermarlo, tanto che si è sbloccato per chi lo ha, ovviamente per completare il reparto, sempre da ultimi slot parliamo. Certo. E poi Keita, anche lui in buona condizione, quindi ti faccio questi tre nomi. Centrocampo, De Paul è sempre quello che ovviamente va messo, Pereira un po' sotto, però li vedo sempre superiori rispetto anche ai centrocampisti della Samp. Assolutamente, quindi, sì. Quelli della Samp è soltanto per completare il reparto, quindi sia Candreva sia Young, come quarti slot. Esatto, cioè, Young to da ex. Esatto, anche lui è un ex. Sì. Di giornata, in effetti, ci può stare. Sì. Andiamo invece a una sfida che ha tantissime motivazioni, soprattutto ovviamente per il Benevento, ecco, che affronterà il Crotone domenica alle ore 15. Claudio, un nome per parte in difesa, anche qui questa partita come la vedi? Un po' bloccata, eviteresti i difensori, come la leggi? Ma saranno stanche entrambe le squadre, quindi veramente bloccato, oppure vogliono divertirsi e quindi gol a valanga, quindi non vedo una via di mezzo. In difesa però, come nomi c'è sempre molto poco. Nel Benevento magari Click, sono partite in cui si può andare a mettere, si mette poche volte, quindi si può mettere in questa partita. Nel Crotone invece Pereira, però siamo sempre lì, nomi veramente poca roba. Anche in porta sinceramente non andrei a rischiarli, portieri. Esatto, né Montipone né Cordas. Vediamo invece se si può prendere qualcosa in attacco. Salvo, la Padula secondo te è meglio rispetto a Simi, proprio per questioni motivazionali? Diciamo che il Benevento deve vincere, ecco, non è che ci sono grosse alternative, esatto. Quindi ti dico la Padula e Gaic, cioè da mettere entrambi, ti aggiungo, perché il Benevento deve in tutti i modi provare a segnare, anche Viola è da schierare senza dubbi, nel Crotone Simi un gradino sotto rispetto a quelli del Benevento, però ecco, in un'alternanza nel tridente ci può anche stare. Mentre anche un ass che ha segnato l'ultima giornata contro il Verona, secondo me qualcosa in contropiede può anche portarla, però parliamo di ultimi slot nel Crotone, mentre nel Benevento darei tanta fiducia, perché cioè deve vincere per giocarsi tutto l'ultima partita col Torino, quindi esatto, però i tre esatto, punti sono esatto, essenziali, ecco, se no non vale assolutamente sì, praticamente un'ultima spiaggia appunto per il Benevento. Invece domenica alle 18 c'è un derby tutto emiliano, Parma-Sassuolo, anche qui le motivazioni forse sono più dal lato nero-verde per un posto in Conference League, credo appunto che si giochi con la Roma e il Sassuolo. Claudio, ti chiedo, Kurtic e Djuricic però si possono panchinare questi due centrocampisti? Ma io Djuricic non lo andrei a panchinare, certo ha faticato in queste ultime uscite, però questa è una partita abbastanza abbordabile. Nel Parma Kurtic sì, lo andrei a panchinare, ma i centrocampisti così come gli attaccanti, ormai il Parma
non ne vuole più sapere, quindi li andrà a panchinare quasi tutti. Anche lo stesso Kuchka, ecco, non penso che possa incidere più di tanto, si può andare a mettere come quarto slot, ma niente di più. Quindi andrei soltanto sul reparto offensivo del Sassuolo, quindi Raspadori, Berardi che si deve rifare, anche Caputo per chi lo ha appunto lo può lanciare. Quindi sì, perché no? Soltanto nero-verdi, ecco. Anche Bogà ci sta magari in questa sfida. Sì, Bogà, certo. Sì, certo, assolutamente sì. Salvo in difesa, Gagliolo o Toglio? Ma tra i due ti dico Toljan, per il fatto che diceva Claudio, cioè ormai il Parma è un rebus continuo, non si sa mai chi gioca, sta facendo prove per l'anno prossimo, giocano giovani, quindi è inutile andare a consigliare difensori perché non ci sarebbe nessuno da prendere, anche Sepe non è assolutamente da schierare. Al contrario, consigli può essere una buona idea, secondo me, anche da più uno, dipende come si indirizza la partita. Come difensori, Ferrari mi piace molto, come terzini... Toljan appunto, come ho detto, non è una brutta idea, così come Kyriakopoulos, secondo me a sorpresa può essere ripescato e fare una buona prestazione. Assolutamente sì, fiducia quindi ai nero-verdi. Poi sempre domenica alle 20:45 il primo dei due posticipi a San Siro, Milan-Cagliari. Claudio, ti chiedo, Kier lo vedi da buon voto e Donnarumma da possibile clean sheet? Kier da buon voto sicuramente sì, ormai una certezza. Donnarumma da clean sheet non lo so, perché comunque il Cagliari può anche fare una buona partita. È un gol lo può subire Emian, nonostante comunque sia veramente in grandissima forma attualmente. Però sicuramente è la prima fascia, Donnarumma, così come Teo Hernandez, ma anche Tomori come compagno di reparto di Kier va benissimo. Nel Cagliari i difensori non ne andrei a prendere. Sì, quindi soltanto per adesso molto rosso-nero. Sì, molto pericoloso in Milan per adesso. Assolutamente sì. Salvo, a proposito di attacco, a proposito appunto di possibili gol che potrebbe prendere Donnarumma, in realtà la domanda che volevo farti è: ma Pavoletti lo metteresti al massimo per la panchina? Cioè dici, mi fa la presenza, però non lo metto titolare questa giornata. Sì, ti dico di sì, perché comunque non mi convince tanto a me Pavoletti di solito, perché tra lui, Simeone, Cerri, ogni volta c'è un po' di ballottaggio e uno subentra all'altro, quindi giocano anche poco. Quindi del Cagliari comunque ti dico Gio Pedro, a prescindere si può comunque schierare, anche se il Cagliari lo vedo abbastanza tranquillo adesso per quanto riguarda la zona salvezza, quindi magari non ci metterà l'anima, però Gio Pedro comunque per completare il reparto è sempre una buona idea. Poi Rebic, come fai a tenerlo fuori, ecco, dopo la prestazione mostra contro il Torino, diciamo che si merita la fiducia di default, ecco, in questo caso. Per quanto riguarda il centrocampo invece, magari Nandez può fare una prestazione da 6. Poi nel Milan, che sì, è onnipotente, si deve mettere in qualsiasi momento, in qualsiasi caso, ce l'hanno Glu idem, cioè un po' sotto che sì, però comunque da schierare anche lui da un secondo slot di centrocampo. E poi c'è Brahim Diaz, che comunque in queste ultime uscite si sta comportando più che bene, quindi anche lui molto come Rebic, sì, diciamo, si è meritato la fiducia e quindi l'ho schierato. Totali da parte del Milan, ovviamente, perché se lo sono meritati. Chiudiamo invece questa 37esima giornata e quindi 37esima puntata del Salto del Fantacalcio con la sfida del lunedì, Verona-Bologna. Questa è proprio la classica partita del lunedì, no? Quella inutile, quella che praticamente se giochiamo a calcetto poi... noi forse c'è più interesse a prendere noi a calcetto. Inizierei da Claudio chiedendoti due nomi su tutti in zona offensiva. Ma visto che entrambe le squadre non hanno veramente nulla da chiedere, nel Verona trovo difficoltà a trovarti qualcuno, stranamente, perché anche contro il Crotone abbiamo visto che non ha segnato praticamente nessuno come attaccanti e in generale giocatori offensivi. Quindi ti dico, zona Bologna mi convince di più, magari Barro e Orsolini sono giocatori che possono tornare al bonus, dato che soprattutto per Barro manca da un po'. A centrocampo stessa cosa, nel senso che il Verona sia Zaccagni che Barak al massimo prendo la sufficienza, ecco, sì, per ora sono molto in flessione, sì. Si possono andare a schierare al massimo per completare il reparto, così come Lazovic nel Bologna. Soriano comunque sempre per superare i propri record può essere un'idea, ecco. Assolutamente sì, anche perché ormai Soriano sta diventando anche un centrocampista, no, da 6.5 se non segna. Sì, per cui, sì, sicuramente la postazione è la questa crescita così va premiata. Sì. Salvo, chiudiamo con te, chi metteresti fra Cecchierini e Danilo, baluardi difensivi? Una chiusura abbastanza ignorante. Ti dico, nessuno dei due mi entusiasma in realtà, ti dico Danilo comunque fra i due, poi comunque ti aggiungo Tomiyasu, può fare una buona prestazione, nel Verona Faraoni e Di Marco sono da schierare, e
basta. Poi in porta ci saranno Pandur da un lato e penso Skorupski dall'altra. Forse può uscirne più indenne Pandur, però comunque anche qui eviterei un po' tutti i difensori. Ecco, al massimo quelli che ho detto, Tomiyasu, Tomori e Di Marco. Tomori, scusa. Di Marco e Faraoni. Di Marco e Faraoni. Sì, sì. Tomori, esatto, dopo acquisto, esatto, del Verona. Esatto, clamoroso, in prestito. Tra esatto, in prestito dal Milan. Va benissimo, finisce qui questa 37esima puntata del Salotto del Fantacalcio, la penultima di questa stagione. Io ovviamente ringrazio Salve Claudio per i preziosi consigli. Commentate sotto YouTube, noi proveremo a dare spazio a tutti. Come sempre, buon Fantacalcio, continuate a seguirci. Come sempre, anche un saluto da Fantaworld.